Ciao, ciao a tutti, aspettiamo un attimino che qualcuno si connetta. Oggi riniziamo. Volevo parlare un pochettino di fregnacce del marketing. Aspettiamo che ci sia qualcuno connesso e poi cominciamo. Comunque, poi potrete vedervi la diretta in differita. Sto pensando seriamente di continuare a fare queste dirette. Vediamo se poi si sente tutto a posto, comunque sì. Ok, dovrebbe essere tutto a posto, si sente, ok, perfetto. E comunque, come dicevo, volevo continuare su questa linea di fare dirette, magari comincerò ad avere anche poi un po' un appuntamento fisso. Intanto, quando vedete, fatemi un cenno, mettete like, insomma, fatemi vedere che ci siete, così riesco a capire se la diretta funziona bene. Date il colpo, come si suol dire. Benissimo, abbiamo fatto questo periodo di lancio dove abbiamo lanciato Spacca Social, che è andato bene, devo essere sincero. È finita la promo, c'è ancora la possibilità di comprarlo a prezzo ovviamente maggiorato, perché la promo è la promo, lo sapete che non si scappa da lì. Adesso si trova. Ciao Barbara, ok, grazie. Si trova in vendita a 247 euro, mi sembra, e c'è sempre la possibilità ovviamente di avere i tre moduli di webinar più il corso, più alla fine la mia consulenza sui social. Attenzione perché a breve tolgo tutto, lo sapete che se lo dico lo faccio, e poi guardate dietro c'è già il prezzo del corso nuovo, quindi da adesso in poi. Questo corso con la mia consulenza privata costerà 1000 euro. Adesso lo trovate ancora in offerta promo a 247, mi sembra, e poi passa a 1000. Quindi approfittatene. Sì, i webinar ci saranno sempre, però non sarà più possibile comprare questo pacchetto con la mia consulenza. La consulenza mia la tolgo e varrà poi 1000 euro solo per questa volta, solo per chi sale sul treno adesso. Poi, se no, quello è il prezzo da pagare. Quindi, fatto questo di nuovo, questa spintarella al mio corso, parliamo un pochettino di marketing. Marketing sui social, marketing online, marketing offline, tutto è marketing, ok? Non c'è una grossa distinzione. Poi noi diciamo il web marketing per riferirci magari a una vendita avvenuta online, piuttosto che l'offline marketing per parlare di un marketing magari cartaceo, quindi oppure pubblicità, affissioni, insomma, quello che è fuori dal web, fuori dai canali di comunicazione. Tutto però fa parte sempre della sfera marketing. E nella sfera marketing ci stanno le fregnacce del marketing, che la puntata di oggi del mio live è dedicata appunto alle fregnacce del marketing. Cosa significa le fregnacce del marketing? È molto semplice. Mi immedesimo nelle persone, ok? Seguo la diretta oggi di Marco. Ah, interessante questo aspetto del marketing che non sapevo, mi piace. Sai che c'è, mi informo, compro qualche libro e poi divento un esperto di marketing. È come quel personal trainer che fa il corso da personal trainer in un giorno, diventa dietologo, diventa tuttologo, diventa nutrizionista, diventa fisico nucleare, insomma. Ci siamo capiti, fare formazione non ha bisogno di abilitazioni, ok? Basta farla. La differenza poi sta però in quello che tu sai fare come formatore e nei risultati ovviamente che fai ottenere alle persone. È qui che si formano le fregnacce. Oggi con il web è molto facile mettersi, cioè se hai un po' di parlantina come sto facendo io adesso, ti metti davanti a un microfono, parli, 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 qualcuno che ascolta prima o poi lo trovi. Peccato però che se tu mentre parli, se cerni merda dalla bocca, le persone poi prendono merda e la prendono per buona. Quindi il discorso è come riconoscere una fregnaccia del marketing è una cosa vera. È molto semplice. Se vi ritrovate nella situazione in cui una persona vi dice ovviamente la cosa è così e basta, non devi pensare e soprattutto devi seguire solo quello che ti dico io e non sentire nessun altro, sei entrato in quello che è il vortice della formazione settaria, quindi quelli che sono le sette chiuse. Perché? Perché il confronto è quella cosa che smonterebbe le fregnacce del marketing. Quindi in realtà magari ci sono persone in Italia che
qualificate, ok? Non voglio dire di no, io ho avuto la fortuna di poter studiare all'estero e ho avuto la fortuna di poter sentire anche quello che succede un po' nel mondo. In Italia ci sono persone qualificate, non è che non ce ne sono, il problema è sono i cazzari, che è pieno il web. In Italia, se aprite Facebook e scrollate, troverete la maggior parte di persone sono cazzare. Perché? Perché non hanno mai fatto niente e ve lo insegnano. Il problema è che voi poi ci lasciate i soldi e alla fine non lasciate i soldi a quelli che bravi come me, non scherzo, comunque il discorso è come investire in queste cose, come riconoscere i fuffari. Allora, i fuffari li riconosci subito perché subito li vedi che spuntano come funghi dal nulla, che okay? Non hanno un passato nascosto, che non capisci bene, e soprattutto tendono a vendere informazioni riciclate, 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 riciclate. È ovvio che a un certo punto tutti noi partiamo da una base, cioè se devi vendere, la vendita è quella, cioè una persona che offre un prodotto, un servizio a un'altra persona che in cambio ti dà del denaro. È ovvio che l'apice di tutto questo è semplice, non è che ce lo possiamo inventare la vendita, no? Però ci sono strategie che funzionano nel dettaglio, strategie che funzionano meglio in alcune nicchie, e soprattutto ci sono le abilità delle persone nel vendere in determinate nicchie piuttosto che a determinate persone, a un determinato pubblico, facendo un determinato format. Per esempio, cosa sto facendo io adesso? Sto dando delle informazioni gratuite a voi e in cambio ovviamente io vendo i miei corsi di formazione, è una cosa normalissima, la si fa. Sono qui che ci sto mettendo la faccia, non è che me la sto inventando, ok? Quindi non posso inventarmi che sono il primo al mondo che vende corsi di formazione. Ovviamente no, non c'è stato neanche un primo al mondo, perché da quando sono nate le religioni c'è qualcuno che vende un'idea, quindi quello che sto facendo io adesso. Quindi il cazzafuffaro del marketing è quello che spunta come il fungo da niente e comincia a venderti merda su merda su merda su merda su merda, finché nel tuo cervello si innesta il meccanismo di ricevere merda e non produrre risultati. La formazione oggi è complicata perché non è più darti un'informazione che tu non potresti avere, perché comunque se c'è un ciuffone. Ciao Elisabetta, ciao. Sì, forse sì. Aspetta che scriviamo anche il messaggio qua. Allora, i cazza fuffari per marketing. È vero, effettivamente potevo ingellarmi meglio stamattina. Come li riconosci quindi? Li riconosci da questo. E vi assicuro ragazzi che essendo nel settore da tanti anni, sono 20 anni che mi spezzo la schiena con le mani impastate nella merda, so dirvi con certezza chi è bravo e chi non è bravo, chi è un cazzafuffaro che mi vende merda su merda su merda su merda su merda e chi è veramente qualificato. Ecco, cosa stavo dicendo prima? Il difficile della formazione oggi è vendere informazioni vere e facilmente applicabili, ok? Semplificare quello che è la formazione accademica, che è noiosa, pallosa, lunga, inapplicabile, semplificare e cercare di renderla fruibile facilmente all'utente che compra. Quindi le informazioni tu oggi ce le potresti avere anche comprandoti un libro, magari non l'informazione strategica per il tuo settore in particolare, quello no, sarebbe meglio sempre seguire un esperto, però in linea di massima le nozioni di marketing che puoi comprarti sui libri di Kotler per esempio, quelle sono, il difficile però è prendere quelle nozioni lì, semplificarle, adattarle al mercato italiano, cioè renderle fruibili all'utenza, alla nicchia che ti sei scelto. Quello è difficile, ok? Perché fare il pappagallo sui libri siamo tutti capaci, io mi metto lì, l'altro giorno l'ho fatto, ho preso un libro che c'è ancora qua che l'ho lanciato, che è questo, e sono 500 pagine di merda, che veramente non lo sopporto, e cavoli, se mi metto a fare il pappagallo di quello posso sembrare che sono un esperto di export management, in realtà non lo sono,
E la cosa difficile sarebbe avere talmente tanta padronanza della materia da poterla semplificare e spiegarvela a voi. Infatti, tante volte cosa capita? Che i migliori, parliamo di marketing, i migliori marketer non sono bravi a insegnare, perché sono talmente bravi nel fare il loro lavoro che però non riescono a trasmetterlo. Cioè capita, non è detto che chi è bravo a insegnare è bravo anche a fare. Quindi il difficile è trovare una persona che sia brava a fare, ma che sia anche brava a formare. Questo è molto complicato, perché talvolta ci sono soltanto i formatori cazzafuffari che hanno studiato 4 libri, vi buttano il libro davanti e ve lo ripetono, magari riescono a rendere un po' più gioioso, un po' vivace, e chiaramente voi non riuscite a capirne la differenza. In Italia, nel social media advertising, quello su cui io sono un po' più specializzato, sono pochi. Ditemi una persona che vi può insegnare questa materia, cioè la conoscete? No, perché? Perché non c'è, cioè, sono pochi quelli che veramente hanno fatto e insegnano. Di bravi, che vi potrei dire, colleghi che sono advertiser, ne conosco tantissimi, magari tanti non sono proprio bravi a insegnare perché sono nerd che si mettono lì sulla tastiera e fanno risultati. Ciao Laura, ciao, come stai? E quindi si parlava di, perché si è connesso adesso, si sta parlando di cazzafuffari. Qual è il concetto di base? Quindi seguire la mia idea, poi ognuno fa un po' quello che gli pare, non sono io a dover essere il mentore di nessuno. Voi dovete avere le orecchie aperte, ok? Rimanere sempre nella formazione, perché come vi dico sempre, chi si interessa di formazione sta sul pezzo, questa è la cosa più importante, stare sul pezzo. Poi, quando avete investito, studiato, insomma siete stati un po' sul pezzo, che vi siete fatti le idee chiare, cominciate a dire ok, seguo quest'idea piuttosto che quest'altra, ma sempre rimanere con le orecchie aperte. Vi pensate che quelli che vi dicono ho solo ragione io non si siano informati da tutti? È chiaro che lo fanno. Loro hanno le orecchie aperte, però gli conviene cosa fare? Prendere persone che le butti nel vortice della formazione, le tieni lì dentro, ok? Compra, un po' come fanno Ascensiologi, non so se avete visto il documentario su Netflix, fa paura. E in realtà il cazzafuffaro del marketing, quello che vuole fare è tenerti dentro e continuare a venderti roba. Per dire, a me non, io non ho l'interesse a quello, anzi... Ciao Elisabetta, ciao. Il mio interesse è quello di formare, fare bene, ottenere risultati. Quello faccio da una vita. Se no, io potrei anche vivere delle mie consulenze. Però mi piace formare, lo faccio da tanti anni e continuerò a farlo. Oltretutto, il social media advertising è una cosa che voglio portare avanti bene, perché purtroppo non ci sono player importanti in Italia che possono portare avanti questa parola, questo verbo. Ci provo io, vedremo se vi piacciono queste dirette. Ovviamente il risultato lo date voi, non lo do io. Adesso siamo pochi perché non le sto annunciando, le sto testando, sto vedendo un po' come funziona il discorso dirette, se vi piace, se non vi piace, vedremo man mano strada facendo. Ho pensato di fare più live che video registrati, perché il video registrato mi prende un sacco di tempo nel montarlo, e questo tempo lo potrei passare a parlare con voi, e mi piace anche questa interazione in diretta. Quindi il discorso quale deve essere? Ok, quando ho trovato il filone da seguire, ho testato, ho sentito, perché comunque bisogna fare formazione, ragazzi, non potete scappare, ok? Non è che ve lo dico perché vendo formazione, ma vi posso dire che tutte le persone che hanno ottenuto risultati da qualche parte erano perché erano sul pezzo, si sono sempre informate, ok? Imprenditori più di successo sono sempre in continua formazione, e quello che vi dico io è che dovete dedicare almeno il 5-10% del vostro fatturato in formazione. Dovete farlo, anzi chi è nella mia situazione ne spende molto di più. Io non vi dico le migliaia di euro che ho speso io in formazione, perché anch'io ho bisogno di avere qualcuno che mi tira le orecchie, mi dice fai cagare, perché ovviamente o ti senti Dio sceso in terra, ce ne sono parecchi. Ciao Francesca, come stai?
Ce ne sono parlato, la vincitrice della merda, dell'ambiziosissima merda, è Francesca. Non so se sapete, ma nel primo webinar avevo mandato poi un pack, che è quello lì dietro, Marco Doria, a tutti quanti, con dentro i gadget e i prodotti che hanno comprato, e avevo messo in palio una merda, ho detto chissà chi la riceve, e l'ho ricevuta Francesca, l'ambiziosissima merda, merda portachiavi, non una merda vera, e l'ha vinta Francesca, complimenti. Quindi, 10% del fatturato è tanto, dice Elisabetta, non è tanto, lo sai? Assolutamente no, perché è una cifra che ti permette di rimanere sul pezzo e di ottenere sicuramente risultati maggiori. Tu ovvio che se sei sul pezzo devi puntare a maggior ragione a superare quella cifra, ok? Non è tanto, ok? È una cifra da mettere in conto. Poi è chiaro che se hai un utile di 1000 euro su un fatturato di 200.000, mi farei un attimino due domande, ok? Ovviamente bisogna lavorare un attimino per aumentare gli utili, però formazione, ragazzi, bisogna investire. È inutile che spendiamo solo soldi per portare avanti il business, per comprare prodotti, ma in realtà il nostro mindset non è settato al risultato. Quindi stare in formazione continua ci permette di stare sul pezzo. Chi è che... Ciao Melissa, è già che tu sei in spiaggia, qua a Torino c'è brutto tempo, oggi piove. Fa anche un po' freddo, tu invece sei spaparazzata in spiaggia a leggere la Bibbia. La Bibbia è questa qui, non so se ce l'avete tutti, se no compratevela. Come fate a comprarvela? Dovevate prendervi la promo, non vi siete presa la promo e non vi dico dove la prendete adesso, perché adesso il prezzo è maggiorato, però vedremo se più avanti faremo altre promozioni, ma sicuramente la promo di adesso a 247 euro con la mia consulenza non trovate mai più. Vi ho già detto, il prezzo nuovo è questo qua dietro, quindi 31 gradi alla faccia, oh. Grazie, qua ce ne saranno, se va bene, 10, sono uscito stamattina presto portando giù il cane, si congelava. Brava, brava, beviti un cocktail anche alla facciazza mia, che sono qui che impazzisco. Pensa che c'è stato un periodo quando è uscito il libro di Tim Ferriss, 4 ore alla settimana, 4 hour weeks, che era uscita la moda che tutti facevano vedere che in realtà non lavoravano e facevano una bellissima vita, quindi li vedevi in spiaggia, li vedevi a cazzonare, li vedevi con le macchine, tutto quanto. Allora io vi dico la verità, okay? Se la volete sapere vi dico la vera verità di chi lavora online, e vi posso assicurare che non sono solo io, perché siamo in tanti che ci conosciamo, ci parliamo e ci confrontiamo. Chi lavora veramente, ragazzi, non fa vacanze, non fa un cazzo di niente, ok? Lavora soltanto, lavori 20 ore al giorno, ti ammazzi, perché questo qua è un lavoro complicato, perché oltre a studiare, oltre a preparare contenuti, oltre a seguire la community, oltre a seguire i prodotti nuovi, devi sempre stare lì ad aggiornare il sito, fare assistenza, insomma ragazzi, c'è da gestire il team di persone che lavora per te, insomma c'è da morire. Quindi cosa dice Melissa? Ho appena sponsorizzato un post in base alle tue indicazioni. Bravissima, brava. Per chi non ce l'avesse, vi ripeto, cercate di accattarvi la Bibbia delle Ads, più le Ads non servono un razzo. Facciamo come Baffo il venditore in diretta, che è divertente. C'è anche Zacchetto, ciao Zacchetto, tra l'altro Luca Zacchetto, che è il nostro complice di Instagram, ieri ha fatto 30 anni, quindi se volete fargli gli auguri, oramai è entrato anche lui vi ho detto, si passa dall'alcol all'occhi, perché dopo i 30 anni cominciano i dolori, e quindi facciamogli gli auguri, anzi i miei auguri ancora. Abbiamo anche festeggiato fin troppo, basta, sto anche io trasudando prosecco questo weekend per colpa di sto fetente. Quindi parlavamo di quanto investire in formazione, abbiamo parlato di chi sono i cazzapuffari. Ragazzi, è importante, perché sono il complice. E vabbè, dai Luca, qualcuno doveva pur farlo, conosco te su Instagram, dai. È importante,
bisogna far crescere, ok? Sempre lavorare per tirare il business, per farlo crescere. Perché se ci sediamo, oppure se pensiamo di dire, ok, guarda, questo mese se le cose sono andate male, fatturato naturale, sono sceso, ho avuto un problema, insomma c'è stato un casino, che faccio? Taglio, risparmio, non faccio più sponsorizzata, non faccio più marketing, non faccio più formazione, non faccio più niente, lì ti stai fregando con le tue stesse mani. Stai andando a fare un qualcosa che ti andrà a danneggiare. Purtroppo il marketing è quella cosa che ti tira su quando le cose non vanno bene. Non c'è niente da fare. Capita. Guarda, ragazzi, un giorno vi racconterò tutto quello che mi è capitato, tutte le volte che mi sono trovato a zero, a dover ricominciare da capo, nonostante le competenze, magari i nuovi settori, le fatiche che ho fatto, ok? Le persone che magari sono state più vicino, che mi hanno aiutato, lo sanno. Non è l'unica cosa che puoi fare è prendere tutto il tuo gruzzoletto e investirlo in marketing e fare le cose fatte bene. Melissa dice: "Guarda Luca, aspettiamo il tuo corso su Instagram". Ragazzi, stiamo preparando una roba che è una bomba, eh? Una bomba. Per chi non lo sapesse, Spacca Social è il programma che stiamo vendendo in questi giorni. Si divide in 4 moduli. Il primo modulo è stato già fatto, che le ads non servono a un razzo, che è questa cosa qua, che ti arriverà comodamente a casa. Il secondo modulo sarà Face Fast, che si occupa di ottenere risultati con Facebook, quindi è una cosa tecnica. Poi c'è il modulo di Luca su Instagram, si chiama Instant Start, e si occupa proprio della base di Instagram e dei risultati che si possono andare a ottenere, quindi come crescere, però partendo dalla base, perché non è tutto quello che è possibile fare con Instagram che va fatto. Dobbiamo prendere, come dicevo poco fa, il 20% delle cose che portano più risultati e lavorare su quello. Semplicità, zero confusione, fare quelle cose lì, pum pum pum. Alla fine i social cosa sono? Sono format, ridondanza, investimento, cioè quello dobbiamo fare. Quindi trovare un format, ripeterlo, ok? E investirci sopra. Ovviamente dietro ci va tutto un discorso di ok, cosa do, cosa offro, cosa vendo, però quello è un discorso a parte. Quindi format, ok? Ridondanza, quindi farlo, e poi andare a vedere come quanto investire, ok? Perché anche quello va bene. L'unica cosa che sono riuscito a fare è collegare la pagina Facebook grazie alle tue indicazioni, che è specifica. Perfetto, grande Melissa, cioè così si fa. Bisogna prendere delle cose semplici e farle. Purtroppo avere a volte si entra in un tour, si ha troppe cose per la testa, bisogna dare una frenata, a dire ok, vediamo di fare le cose fatte bene, un passo alla volta. Mi dice funziona alla grande e lo aspetto con ansia. Ok. Cosa dice Laura? Non riesco a vederti dall'iPad. Ma cavoli, l'iPad, io e l'iPad siamo connessi, cioè è tutto Apple qua, eh? Tutto quello che vedi è Apple, tranne il microfono, tranne me, ok? Non so Laura, prova a resettare, vediamo. Ok, cosa dice Zach? Brava Melissa, vedrai che con... Ah, si è bloccato, ma vediamo un po'. Sono bloccato? O mi si vede? Ditemi un po' voi. Vado a vedere io, eh. Vediamo se sei bloccato, devo andare sulla pagina, perché è possibile. In realtà mi dà che sono live. Vediamo un po'. Ah no, ti si vede, ti vede. Ok. Perfetto. Quindi, continuiamo a... Ah, ti vedo da PC, perfetto. Ok. Ti vediamo pure troppo, devo andare più indietro, così. Benissimo. E quello che ho voluto fare adesso, in realtà, è
dare la possibilità a tutti di ovviamente di avere di comprare, diciamo, queste informazioni che vogliamo dare, che facciamo un po' di chiarezza, ok? E poi nel tempo io vi spiegherò bene come fare a fare quello che sto facendo, ovvero a portare tutto a un prezzo più alto, cioè a lavorare su un'altra fascia di prezzi, ok? Dando sempre la possibilità a tutti di avere comunque il prodotto, di avere un qualcosa, ma di cercare di averne un maggiore profitto, ok? Dando ovviamente di più. Bisogna sempre puntare quando si fa, e queste cose non ve le dice nessuno, ve le dico io, ok? Quando si crea quello che tanti chiamano funnel, che poi in realtà è abusato, è un cercare di poi fare degli step per arrivare a sempre al premium price, ok? Non cercare di stare fuori dal prezzo basso. Quindi voi seguite quello che faccio io comunque dimostro sempre quello che faccio. Non mi nascondo, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male lo dico, quindi il discorso è: iniziamo dalle basi semplici, ok? Semplicemente facciamole funzionare, poi da lì diventa complicato, cerchiamo di andare, ok, sul migliorare i profitti del lavoro, perché non ci prendiamo per il culo, ok? Siamo tutti qua perché vogliamo fare grana, perché se no saremo a casa a dormire col reddito di cittadinanza, ok? Siccome non è vero che esiste il reddito di cittadinanza, non ce lo daranno mai, non avremo neanche la pensione, dobbiamo pensare che per fare una vita che vada bene e che ci dia delle soddisfazioni e che ci piaccia fare, dobbiamo lavorare e fare grana, ok? Il marketing è quello che ti può aiutare in questo discorso, quindi non nascondiamoci dietro un dito, ok? Non esiste il marketing ecclesiastico per guadagnarsi il posto in paradiso. Il marketing serve per fare grana, ok? È la grana che dobbiamo fare, perché quei soldi noi compriamo comodità, compriamo con i soldi ci possiamo permettere più tempo libero, ci compriamo tutto, quindi, ok? L'unica cosa che non possiamo comprare con il grano e la salute, però sicuramente possiamo fare una vita migliore. Giustamente la diretta che serve, esatto. Ciao Melissa, buona continuazione della tua vacanza, ci vediamo al webinar. A me Instagram sta facendo casini, quindi aspetto Luca come la Pasqua appena passata. Perfetto, Luca sarà quello che risorge, come è stato fatto, quindi sì, direi che fa bene. Ok ragazzi, quindi oggi abbiamo parlato un attimino dei cazzafuffari, state attenti, però comunque orecchie aperte, seguite, rimanete sul pezzo, ok? Perché quando vi sedete, quando dite boh, chiudo tutto, non voglio sapere più niente, non funziona. Rimanete sempre allenati, ok? Con la mente allenata, perché quello, ragazzi, è importante essere allenati, spigliati, essere pronti a ricevere informazioni, perché appena chiudiamo, boh, chiudo i social, non deve sapere più niente di nessuno, sicuramente non sarete più sul pezzo e non vi farà bene. Bisogna rimanere aggiornati. Conosco un sacco di persone, pure che fanno il mio mestiere, che a un certo punto pensano di essere arrivati, ok? Pensano di sapere tutto, pensano di sapere cosa fare, si isolano, si chiudono nel loro guscio e non fanno, dopo un po' si affosciano. Purtroppo, e dico purtroppo, però in realtà per me è una fortuna, bisogna rimanere allenati. Cioè, avete mai visto uno sportivo che dice, boh, non mi alleno più perché sono il migliore? Non esiste, ok? I migliori sportivi si fanno un culo così. E se voi dovete seguire delle persone, dovete seguire persone che si fanno un culo così e rimanere aggiornati, ok? Perché è ovvio, il primo della lista è quello che si allena di più. Poi è vero che magari ha delle capacità naturali, ma non esiste nel marketing chi ha solo capacità naturale, magari c'è quello che ha un po' più di intuizione e gli viene naturale, ok? Però non esiste essere nati con i superpoteri, esiste solo allenarsi, lavorare, studiare, rimanere sul pezzo. Va bene, ok? Ci sentiamo un altro giorno? Tanto mi sembra che non abbiamo più niente da dirci. Vi piacciono queste dirette comunque, dai, secondo me sono carine. Faccio in fretta a farle, questo programmino mi piace perché è da interazione, lo comando facilmente così, con la tastiera, va bene? Niente, allora vi ricordo che ancora per qualche giorno sarà possibile acquistare Spacca Social in promo, perché poi lo chiudo, quindi se vi interessa fatevi avanti, potete comprare, cioè è già stato...
c'è già un sacco di gente dentro, però se vi va potete avere ancora l'opportunità di avere una mia consulenza personalizzata a quel prezzo, ok? E poi ci saranno i webinar, come vi dicevo prima, di avrete il corso di Alzo non siamo razzo, avrete Face Fast, Insta Start e soprattutto poi il check-up social. Va bene, ragazzi? Boh, vi saluto, chi deve andare a mangiare, buon appetito, e io adesso continuo a lavorare. Ciao ragazzi!